Unità di crisi straordinaria proprio sui fatti di Cosenza, l'aumento dei posti Covid negli ospedali della provincia di Cosenza e di tutte le zone della Calabria. Abbiamo scelto l'ospedale di Rogliano come ospedale Covid per il nord, la famosa Villa Bianca a Catanzaro, per la quale in queste ore proprio si sono definitivamente organizzati i responsabili anche del Mater Domini, oltre che la Protezione Civile, che ha già completato il proprio lavoro, e l'ospedale di Gioia Tauro per quanto riguarda la zona sud della Calabria. Oltre a questo si è parlato di assunzioni del personale che assolutamente serve in tutta la Calabria, i piani vaccinali e soprattutto gli hub. Abbiamo già avuto la conferma che quello di Corigliano Rossano è pronto per partire già domani, stesso discorso per Ciron Marina, ieri è partito quello di Catanzaro, nei prossimi giorni partirà anche Siderno, Mesoraca, insomma la vaccinazione sta prendendo finalmente il ritmo giusto, i tempi chiaramente sono quelli di una sanità che è stata molto indebolita negli anni, ma che con grande coraggio e con grande tenacia sta lavorando in queste ore. Mi auguro che tutto questo e tante altre di cui abbiamo parlato stamattina in questa lunghissima unità di crisi possa tranquillizzare i calabresi e soprattutto levarli dalla morsa di quattro provocatori in campagna elettorale, tra cui anche il sindaco di Napoli, al quale vogliamo ricordare che nella nostra sanità non si muore coperti dalle formiche e non si muore nei bagni degli ospedali, come è successo nei suoi ospedali, visto che lui si sente così tanto eccezionale nell'organizzazione sanitaria. Lo sfidiamo a venire in questa Calabria che, nonostante le ferite trentennali, sta alzando la testa e soprattutto purtroppo qui chi muore è proprio perché è indebolito da tanto e da tanto altro, e non necessariamente perché è stato, come è successo nei suoi ospedali, abbandonato a se stesso.